ma mi ha fatto emozionare, cioè io dovevo schiacciare per cambiare la camera verso l'esterno, mi ha fatto chiudere la diretta. Il bello della diretta. E allora, siamo ritornati, scusate il tempo di organizzarci per attendere come sempre, far capire come siamo messi su Tropea. Siamo collegati, chiedo scusa veramente a tutti gli amici che si stanno di nuovo risintonizzando, c'è stato un errore, abbiamo cliccato chiudi diretta, invece dovevo cambiare la telecamera, il tempo di far sintonizzare un po' di gente. Siamo a Tropea, Borgo dei Borghi 2021, Giovanni. Sì, Borgo dei Borghi 2021, un grande risultato, una grande emozione, un grande risultato, un grande, come dire, una grande affermazione per la nostra regione che non è abituata a vincere. E forse questo, poi è arrivata anche Vibo, capitale del Libro 2021, ma queste importanti affermazioni, questa vittoria, sono state apprezzate dai calabresi, soprattutto dai nostri concittadini che si trovano all'estero. Il calabrese in Italia è all'estero, intanto ricordiamo, sì, 15 bandiere blu, compresa Tropea. 15 bandiere blu, quindi la Calabria aumenta di una unità. Quindi passiamo dalle 14, che era stato un record nel 2020, alle 15 di quest'anno, e quindi con una tendenza al miglioramento. Ci stiamo lavorando, tutti i sindaci si stanno dando da fare per aiutare i vicini, perché si cresce insieme ovviamente. Senti, Tropea, Borgo dei Borghi 2021, ma dal Duomo all'affaccio, all'isola, alla zona del Cannone, una zona tutta bella, intanto spostiamo la telecamera per raccontare Tropea, Borgo dei Borghi 2021. Qui siamo a Piazza Ercole. Questa è Piazza Ercole, qui è stato girato un film, è vero, il film legato, qui c'era la caserma dei Carabinieri, se non ricordo, del film Gente di Mare, è sì, vero? Questo è l'antico sedile, il palazzo dove praticamente nel 1600 veniva governata la città, le famiglie nobili sedevano in questo palazzo, da cui si decidevano le sorti della città di Tropea. Oggi c'è la Proloco. Oggi la Proloco è piano terra, sopra è una sede di rappresentanza che utilizziamo per matrimoni e comunque per attività istituzionale. Comunque uno degli immobili di maggior pregio. Qui siamo sul corso principale? Sì. Quanti bar locali, ristoranti ci sono? Vabbè, un continuo, cioè bar, ristoranti hanno avuto una crescita esponenziale in questi anni, oggi è impossibile trovare un locale sfitto nel corso principale che ha dei costi. C'è stato un momento difficile dove la gente andava via. Il corso non ha mai risentito, ha avuto delle trasformazioni, un'evoluzione, se vogliamo, anche non bellissima, perché si è passato da quello che era. Bellissime, guarda, stupendi, buongiorno. Grazie. Che cani sono, signore? Sono loro. Eccoli qua, Tropea, avete scelto Tropea oggi? Sì. Siamo col sindaco di Tropea, ecco. Salutiamo il sindaco. Buongiorno. Qualche domanda da fare al sindaco? No. Siamo turisti. Meglio così, divertimento, buona vacanza. Loro si divertono, sì signora? Tranquillo, sì. Questo è il periodo che va benissimo, logico, luglio-agosto per loro, no. Si ritorna in libertà, da oggi parte anche il fatto di poter consumare anche all'interno. Allora, le libertà che non avevamo prima, bisogna pensare a quello. Perché apprezziamo quello che le cose si apprezzano quando non ce l'hai più. Ecco, per cui... Lei da dove arriva? Noi dalla Svizzera. Svizzera, Ticino. Anche se d'origine... Calabrese? No, Basilicata. Siamo cugini, dai. Ecco, sì. Siamo cugini. Lei invece, signora? Io svizzera. Svizzerotta proprio? Sì. La presa precisa, svizzera. Sì. E invece con questi due cani sono meravigliosi. Meravigliosi, sì. È stupendo. C'è stato un film meraviglioso che aspettava il suo padrone. La settimana scorsa l'ho fatto rivedere ancora per l'ennesima volta. Bellissimo. Buona vacanza. Grazie. Buona vacanza. Oh, guarda un po' dove vai. Ciao. È abituato alla televisione. È abituato. Di nuovo, grazie. Anche grazie. Buona giornata. Ristoranti, la qualità, ma anche la ceramica, tutto quello che è rappresentanza, no? Certo. Sì. Abbiamo anche diversi laboratori di artigianato, dalla ceramica anche alla scultura vera e propria, agli acquerelli, insomma abbiamo... Tropea, Borgo dei Borghi 2021,
cosa porta secondo te il fatto, questa vittoria di Tropea Borgo dei Borghi 2021, cosa porta? È una soddisfazione enorme. Io sono una romana che è trapiantata a Tropea da 47 anni. Brava signora, brava. E adoro. E il sindaco? Amico nostro. La mano gliela puoi stringere se vuoi. Ma io gli do tutto quello. Braccio, mano. Ma guarda che il sindaco, io l'ho conosciuto così. Piccolino? Sempre birichino? C'avevo 7-8 anni, 9 anni, una cosa del genere. È il migliore sindaco che abbiamo avuto a Tropea. Grazie, grazie. Qui ha aperto un altro locale nuovo, un nuovo locale. No, non c'è da due anni, c'è da c'è due già. Anni, sì. Bene, salve. Hanno rinnovato tutti quanti. Senti, sindaco, stiamo arrivando all'affaccio. Sì. L'emozione dell'affaccio per Tropea Borgo dei Borghi 2021. L'emozione dell'affaccio per i tropeani è sempre unica, è come se ci si sporgesse per buongiorno, la prima signora. Volta. Signora, c'è l'attività? C'è l'attività lei? Buongiorno signora, sono col sindaco. Cosa vi aspettate? Che stagione vi aspettate? Aspettiamo tanta gente. Ecco, inviti gli italiani in Italia anche all'estero. Anche perché Tropea invita tutto questo. È vero, è vero. Lo dica, lo inviti i calabresi in Italia e al mondo, ma i turisti a venire qui a Tropea, li inviti, faccio un invito. Ah, venire, non c'è bisogno. Che avete tante bellezze non qua. C'è bisogno di questo. Non venite perché siamo ho capito, che hai detto sindaco? No, c'è una pagina Facebook che dice non venite in Calabria, no, ma in modo provocatorio, ironico. Okay. Ovviamente noi aspettiamo con le braccia aperte i tanti turisti che sicuramente, i villeggianti, i calabresi di ritorno che è vero. Decideranno di fare la loro vacanza grazie in questo signora, posto. Grazie signora, non dimentichiamo i prodotti tipici calabresi che sono quelli che la landuia, i formaggi, il pane di grano. I DOP della nostra zona, quindi nduja e pecorini del Poro. Ovviamente il nostro pane è fatto nel forno a legna, pane fresco, manca la cipolla qui, ma comunque... Bene, beh, ecco, qui quello ci ha messo subito, vedi, ci ha messo il fuoco, spegnete il fuoco con l'anduia, no? Ecco, buongiorno. Voi siete, avete le attività qua? Lei sì. Il cane è arrabbiato. È arrabbiato. Lei ha la gelateria? Sì, mio padre. Cosa vi aspettate per questa stagione con Borgo dei Borghi 2021? Una vittoria che... Un'estate fantastica. Un invito a chi? Sì. Tutti gli italiani? Tutti gli italiani, nord, centro, centro-sud, tutti quanti che vengano qui perché il nostro sindaco sta facendo anche un ottimo lavoro. Bene, grazie. Andiamo un attimo. Vediamo questa... Ecco, raccontiamo insieme al sindaco di Tropea, una coppia calabrese o che arriva da dove? Da qui, dalla Calabria. Dalla Calabria, Tropea, ci ha vinto Borgo dei Borghi, un po' orgogliosi, no? Il certo. Sindaco? Sì, certo, assolutamente. Cosa piace di Tropea? Il mare, il posto e i borghi che sono molto... Suggestivi? Sì. Bene, grazie, buona vacanza. Ciao. Andiamo un attimo, vediamo... Ecco, ci stiamo affacciando perché c'è l'affaccio e questo dicevo l'affaccio del Borgo dei... E questa diciamo è la parte vincente. Tu hai fatto una provocazione, bisogna... Ma non è tanto una provocazione, l'ho lanciata, ma... Hai detto bisogna far pagare l'affaccio. Ma guarda, ha detto bene una cosa il signore svizzero poco fa, calabrese, quindi anzi del sud Italia, della Basilicata. Le cose si apprezzano quando non le si ha più. Le cose si apprezzano pure quando le devi pagare. Se non le paghi, pensi quasi come se fosse una qualcosa di frivolo, ecco così. Ma anche i servizi, no? Se tu vai da un medico che si piglia una cifra, dice quello è bravissimo. Perché se si paga tanto. Se tu ti visita un amico tuo che magari è più bravo, pensi che non sia di valore. È vero, si apprezza per gli avvocati, ecco, lo stesso è per tutte le cose. Adesso ci affacciamo, viviamo l'emozione insieme. Insieme a tutti gli amici in Italia e all'estero, ce la facciamo piano piano, guarda il mare, già vedo l'azzurro, piano c'è il piano l'isola. Perché se noi prendo un colpo ai nostri amici, piano piano, piano. Coccolone, piano, guarda che colore. Vado. Guarda che colore, ma ti diranno, mamma mia. Ti diranno, avete ritoccato i colori. Parla. Senza commento! C'è più da parlare, c'è da guardare. Quindi qua senza parole, commento! Le parole... Amici miei in Italia e all'estero, guarda il mare, è turchese, meraviglioso! Guarda lì, guarda! Stupendo! Amici, godete, guardate qua! È una cartolina, guarda qua! Scatto una cartolina in diretta.
sei senza parole, Giovanni. Io, per me questo ogni volta che mi affaccio da questo posto è un'emozione. Ma come fai a non emozionarti di fronte a queste trasparenze, a questi colori? Cioè, dove li vedi i colori del genere? Mamma mia, senza parole. Sembrano ritoccati, no? Sembra che qualcuno poi ci lavori con le immagini, ma una trasparenza, un blu. Bellissimo. E questo è il blu tropea. Blu tropea? Che abbiamo, sì, abbiamo coniato, grazie anche questa alla nostra affermazione, come bandiera blu, è successo. Blu tropea. Blu... Il commento che ci fate quando ce la faccio così, che commento si fa? È bello. Bello, Signora, il commento della faccia di Topea si paga, prossimamente faranno pagare 5 euro a sguardo. Sì. No? Guardate là, guardate. Vorrei un attimo avvicinare questo mare meraviglioso. Guarda qua, avviciniamo. Guarda. Guarda quello che sta facendo il bagno. Giovanni, dimmi qualcosa, dai. Allora, se passa un branco di pesci lo vediamo subito, possiamo anche fare, come dire, dare delle indicazioni sui fondali, guarda una cosa meravigliosa, ma oggi poi è una giornata, sei arrivato tu, veramente raggio di sole, hai portato... Ma guarda che... E questo è, guarda, lo vedi, poi il fascino di questo posto, se fossimo venuti un po' prima, è dell'ombra della rupe che si staglia sul mare, fossimo arrivati un'ora prima avremmo visto anche questo spettacolo, è uno spettacolo la rupe che si proietta sul mare, quindi è una cosa fantastica per gli amici in Italia e all'estero. È normale che noi stiamo raccontando proprio perché Borgo De Borghi ha vinto 2021 Tropea in Italia, siamo col sindaco di Tropea ed è normale che Giovanni Macri è emozionato ma sicuramente orgoglioso di questo successo e di questa cartolina che è Tropea, insieme alla faccia che vedete tanta gente che si sta affacciando, che scattano le loro foto, fanno i selfie qui in diretta. Giovanni, io credo che questo saluto, questo benvenuto a Raggio di Sole, non potevo iniziare prima di partire con la trasmissione Raggio di Sole che partirà il 21 giugno ufficialmente, un saluto al Borgo dei Borghi che porti fortuna a tutti i calabresi in Italia e nel mondo. Il messaggio che voglio dare è che chi crede in quello che fa può partecipare, soprattutto noi che viviamo in una regione povera, la Cenerentola d'Italia, con l'impegno si può veramente realizzare quella evoluzione in positivo che tutti sogniamo, tutti auspichiamo. Quindi la Calabria ha dei margini di crescita unici al mondo, quindi impegniamoci, amiamo il nostro posto, facciamo la nostra parte e sono sicuro che i risultati non tarderanno ad arrivare e questo può essere e sarà quel riscatto che tutti ci vediamo per una diretta televisiva da qua da Tropea. Assolutamente sì. Quindi grazie Gianni Macri, sindaco di Tropea. Grazie a voi. Abbiamo battezzato così ufficialmente con Facebook, ma da qui parte l'estate perché Lino Polimeni racconta da tantissimi anni, pensa che Raggio di Sole ha 30 anni di storia e 30 anni sono tanti nel raccontarli. E questa è la cosa importante e concludo, io direi di concludere con questa faccia, con questa bellezza, con questo mare cristallino, con questa bellezza naturale, con questo paesaggio meraviglioso. Ci mette amore, cuore, passione perché veramente qui con questa terra che noi raccontiamo, questa regione dovrebbe vivere solo esclusivamente di turismo 365 giorni l'anno, ma non luglio e agosto. Ma a partire da aprile ad arrivare a ottobre, 6 mesi pieni di turismo organizzato senza l'arte dell'arrangiarsi, con professionisti che cercano sicuramente di dare il meglio. Ci sono anche quelli che approfittano, che vogliono solo prendere e non dare ai turisti che vanno rispettati, tutti i turisti italiani in Italia e nel mondo, perché grazie all'accoglienza, alla cultura dell'accoglienza si può fare un buon turismo. Va bene Giovanni? È così. Grazie. E lascio l'immagine dell'isola, della bellezza straordinaria che abbiamo in diretta, vediamo se riusciamo, ce la faccio a lasciarla con l'immagine, cambio immagine, eccola qua. Io direi di concludere con questa immagine che dà l'idea, come sempre, visto che tanti amici ci seguono tantissimo in questa pagina che è molto popolare e che dà l'idea sicuramente di un quadro dipinto, è veramente un dipinto stupendo in questo momento,
vorrei condividere con tutti voi, condividete con tutti voi, questa è la Calabria che vogliamo, questa è la Calabria che noi desideriamo e questa è la Calabria del 2021 che rilanci e che porti fortuna veramente a tutti quanti. Con questo mare, con questa bellezza, con questo calore, con queste immagini stupende, vi lascio da Tropea con questa visuale meravigliosa nel rappresentare come uomo della comunicazione televisiva, nel racconto degli ultimi 30 anni, e l'abbiamo fatto sempre nel bene e nel male, difendendo ma anche attaccando coloro che deturpano e che rovinano anche le nostre coste, quelle che se li mangiano, costruendo anche ville orrende o villaggi orrendi. Noi vogliamo un paesaggio, questo mare. I love Tropea. Così, Giovanni? Bene, amore Tropea, possiamo chiudere. Grazie a tutti voi, condividete questa cartolina meravigliosa. Buone vacanze, vi aspettiamo in Calabria!